momento atteso nel mondo del gelato è il gelato di Bruno Fabbri, un concorso e borsa di studio che giunge alla sua 12ª edizione. Un evento che viene inserito nei festeggiamenti dell'azienda Dulca per il suo 50° anniversario. Siamo ancora qua. Effettivamente dire questo numero 12 è esaltante, perché non è uno, non è due, e tutte le volte, tutti gli anni ne aggiungiamo uno. 12 anni da partita di mio padre, in suo onore è stato fatto prima un concorso che è diventato una borsa di studio, di là altri 6 ragazzi appartenenti a due istituti, quello di Forlì e quello di Riccione, che avranno un grande beneficio di potersi formare presso a Bologna, presso il gruppo Alispa, nel cornice di Carpigiani e iSteam. Questa è una cosa molto bella per loro, la formazione è a pagamento, costa sempre tanto ed è un grande regalo, è esteso anche ai loro professori. Vedo alcuni gelatieri che sono sempre le solite persone, ma sono sempre molto apprezzate, ancora amici di quella volta, e anche persone nuove che hanno colto questa sfida di diventare i tutor di questi ragazzi. Spesso ho visto che si scambiano i telefoni, è una cosa bellissima. Alcune persone che hanno partecipato a questo concorso sono andati a lavorare presso dei nostri clienti o anche non nostri clienti. Uno fra tutti è il Grand Hotel. Due persone che hanno partecipato, una ha vinto e un'altra è arrivato quarto o quinto, sono andati a lavorare per il Grand Hotel qui di Rimini. Una bellissima cosa, vedere dei giovani che piano piano si appropriano del proprio futuro, inventandosi un mestiere, professionalizzandosi e crescendo nella propria carriera. Quest'anno per la 12ª edizione abbiamo intanto scelto un gusto molto particolare proprio della tradizione, che è la zuppa inglese. Come ogni anno, il concorso e borsa di studio di Bruno Fabbri ha come finalità principale la diffusione dell'arte e del gelato tradizionale, del gelato artigianale. E quindi noi intanto invitiamo le scuole. Abbiamo due istituti alberghieri, l'Istituto Artusi di Forlì in Popoli e l'Istituto Savioli di Riccione. I ragazzi di questi istituti sono 3 e 3, insieme intanto svolgono una lezione, proprio una lezione di gelateria tenuta dal tecnico gelatiere e Pierpaolo Giovannetti, che ha proprio la finalità di spiegare come avviene, come viene realizzato un gelato. Questo perché gli istituti alberghieri nell'ambito della pasticceria non hanno delle vere e proprie lezioni legate al gelato. Quindi il concorso ha proprio l'obiettivo di offrire a questi 6 ragazzi una borsa di studio che sarà poi offerta dal nostro sponsor iSteam 127. Poi chiaramente in questa occasione noi ci dedichiamo anche ai gelatieri del territorio. È diventato un appuntamento oramai importante, perché tutti gli anni i gelatieri del nostro territorio, da Ancona a Bologna, gareggiano con la loro migliore ricetta, e ci sarà una giuria, perché chiaramente questi elaborati verranno giudicati, una giuria d'eccezione. Presidente della giuria è Maurizio Paci, un maestro gelatiere che è all'interno appunto di iSteam. Poi abbiamo all'interno della giuria una blogger giornalista del nostro territorio, che è Federica Piersimoni, e oltre a Alex Petrilli, che è il responsabile vendite di Eurovo, altro nostro importante sponsor, e Sebastian, che è invece un tecnico di Ken. E poi abbiamo la presenza di Maria Francesca Sticca, che fa parte del team SIGEP, perché ogni anno c'è sempre un esponente del SIGEP che ci onora della sua presenza. È stato un anno pieno di emozioni, di eventi, proprio per festeggiare questo importante anniversario di Dulca, 30 anni di Dulca, che poi in realtà con i 20 anni precedenti dell'azienda Fabbri Bruno, alla quale poi è dedicato a Bruno questo memorial, diventano 50. E in questi 50 anni abbiamo deciso proprio per l'occasione di realizzare una mostra fotografica che è possibile visitare in azienda, che si chiama proprio Dulca, una storia che continua. Il concorso è un'opportunità per questi ragazzi che si avviano a questo modo, chiamiamolo moderno anche, di concepire il gelato, perché adesso i trend sono verso altre categorie di gelato, non è più unicamente un bene di consumo di poca importanza, è diventata una cosa veramente importante, e questi che studiano sicuramente
avranno un futuro diverso da quello delle vecchie, virgolette, generazioni. Il concorso è un exploit, è volersi esprimere, mettersi in gioco, perché non è semplice per tutto mettersi in gioco, però è importante anche come confronto, modo di interpretare la stessa identica ricettazione in un modo diverso, e questo vale anche per i tecnici del settore che vedono alternative. C'è un'evoluzione nei prodotti, una soluzione più curata di tutti quelli che sono i componenti del gelato, e oggi si guarda anche al contenuto di zuccheri, alle calorie totali, l'indice glicemico, che forse qualche anno fa non se ne parlava neppure. L'importante è che fosse ricco a 3000 calorie, oggi qualcosina di meno, pur mantenendo lo stesso identico gusto, chiaramente. E per quanto riguarda proprio i gusti del gelato, oggi c'è un ventaglio enorme. Sì, purtroppo sì, perché sono oltre 400, forse altri. Però molti di questi, un 60%, sono variazioni su un tema, per cui la base è sempre, più o meno è sempre quella. E la ricerca è quello di cercare nuovi gusti, per esempio zone del territorio o altre specialità tipiche italiane, quindi si cercano frutti o prodotti italiani tipici. Zuppa inglese, un dolce napoletano di antichissima tradizione, in Romagna e anche in Emilia è straconosciuto, ogni ristorante offre il dolce. Il gelato ce n'è un po' di meno nelle gelaterie, ma è un gusto meraviglioso, bisogna però interpretarlo bene la zuppa inglese, altrimenti i nostri amici napoletani o siciliani si arrabbiano un po'. L'informazione e la formazione è fondamentale anche nel settore della gelateria. E io dico sempre, quando faccio un corso, specialmente con i ragazzi, che ci sono alcuni ingredienti in una ricetta che non sono scritti, no? Noi, il gelatiere classico prende la sua ricetta, latte e panna, ecco, però gli ingredienti non sono solo quelli, ma ce ne sono altri due che sono ugualmente importanti. Ed è, una è la formazione, quindi essere formati, sapere cosa si fa quando si fa una ricetta di gelato, perché è fondamentale. E l'altra chiaramente è la passione, no? Quindi chi produce, chi fa qualcosa da mangiare, ci deve mettere la passione, no? Poi specialmente qui in Romagna viene bene, passione con delle belle S. Ecco, quindi queste sono le due cose molto importanti, e ribadisco, la formazione è necessaria per sapere cosa si fa, perché specialmente in questo momento, come dove tutte un po' le gelaterie sono, hanno a che fare con la concorrenza anche, diciamo, del mondo industriale, così fare un buon gelato qualitativamente al top, al massimo, vuol dire anche attraverso corsi come questi sapere che cosa si sta facendo, gli ingredienti, ed utilizzarli nel migliore dei modi. Mi chiamo Brunar Vasile e vengo dall'alberghiero di Forlimpopoli e sono qui per fare questo corso perché è un ramo della pasticceria che mi interessa. E il mio gusto preferito è zuppa inglese e nel futuro in un laboratorio di pasticceria. Mi chiamo Mondo Emma, vengo dal Servirio Salvioli di Riccione. E è un concorso che mi ha proposto la scuola e credo sia una grande opportunità per conoscere altre sfaccettature della pasticceria, perché, come non si crede, la gelateria è anche una parte di questo mestiere, assolutamente. Io li mangio tutti, cioè non mi cambia. E sicuramente nel settore della ristorazione, non dentro una pasticceria, ma magari in un ristorante, a dedicarmi al settore dei dolci. L'EAGE sostiene questo concorso perché è un'opportunità per i giovani, per conoscere il mondo del gelato artigianale, è una bellissima opportunità per loro. È un momento di incontro per tutti i professionisti del settore e siamo molto contenti anche quest'anno di essere assieme a Dulca e di rappresentare con loro il gelato artigianale
in Italia. Dulca è un partner ormai da 10 e passa anni e siamo molto contenti di essere assieme, di essere assieme a loro. È un settore sempre in evoluzione. L'Agel nasce nel 91, è un'azienda che ormai da diversi anni sta crescendo, siamo un'azienda giovane. Ed è un'azienda che ormai sta ricoprendo circa 73 paesi nel mondo, quindi sicuramente avere anche un partner come Dulca in Italia ci dà grande stima, ci dà grande fiducia. Dulca intanto è il nostro partner in Romagna, è un partner storico. Siamo qui veramente, non so da quante edizioni abbiamo perso il conto, per me personalmente è la quinta di fila, quindi abbiamo iniziato che non c'era ancora il Covid, sembra un'era fa. Siamo ancora qui sempre con nuove idee, nuove spinte, con la famiglia insomma ci troviamo alla grande, ci confrontiamo. Per cui dai, Eurovo, quest'anno anche con Lolli, visto che il tema era la zuppa inglese nel concorso Bruno Fabbri, e col nostro al Kermes abbiamo voluto esserci. Diciamo che quello che conta è dare soluzioni all'artigiano, quindi con la Lolli, che è un gruppo che appunto abbiamo acquisito noi di Eurovo, è una distilleria che si trova a Bologna, facciamo un alchermes che si chiama Profondo Rosso, dentro ha un'aggiunta già di colorante cocciniglia abbastanza importante, proprio per dare vigore poi al dolce zuppa inglese, ma per tutte le preparazioni del territorio, come anche le peschine mi vengono in mente in questo momento, per cui dai, abbiamo voluto fare un prodotto rivisitandolo e dandogli appunto quella forza nel colore, che è quello che poi cercano sia le casalinghe, i casalinghi, i cuochi, i pasticceri, ma anche i professionisti. Io sono un amante sfegatato del gelato, per cui non mangio da 2 giorni, sono pronto a stomaco vuoto e non vedo l'ora di iniziare, quindi molto molto bene. Noi di Belcolade diciamo, siamo qui oggi, appunto sponsorizziamo questo evento col brand Belcolade, marchio del vero cioccolato belga che fa parte del gruppo Puratos. Abbiamo una linea completa di prodotti che sono in realtà ideali per tutti i tipi di applicazioni, sia per pasticceria che per gelateria. Ma Belcolade ha in realtà una caratteristica, cioè che è un cioccolato sostenibile. È da anni infatti che noi promuoviamo un programma chiamato appunto Cacao Trace, dove ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di creare un cioccolato dal gusto eccellente, il secondo invece è quello di creare e ridistribuire valore su tutta la filiera del cioccolato, del cacao, quindi dal produttore al consumatore finale. Infatti basti pensare che per ogni chilo di cioccolato Cacao Trace venduto 10 centesimi tornano direttamente ai coltivatori, agli agricoltori con cui noi collaboriamo, e questo secondo noi è un bellissimo messaggio, quindi un cioccolato ottimo che fa del bene. Partecipare a un concorso di questo tipo vuol dire veramente conoscere la cucina italiana e la gelateria italiana. Io mi occupo di viaggi e quando viaggio mi piace tantissimo assaggiare la cucina, e quale migliore posto se non questo oggi, essere qui in questo momento. E poi il gelato piace sempre a tutti. Classico, vado sul classico, quindi creme, direi crema e cioccolata e le varianti. Ci saranno tantissimi assaggi da fare, non vedo l'ora, sono prontissima e assaggeremo tutti i 40 gusti. Siamo qua apposta, saremo degli bellissimi, splendidi giudici pronti e preparati ad assaggiare tutto. E poi quale altro territorio se non quello romagnolo? Nel mio caso ci sono sempre tante novità. Quest'estate ho fatto uscire una rivista cartacea che si chiama Spuma, parla del territorio riminese, non solo gastronomia ma anche scoperta proprio del territorio per i riminesi. Per noi che rappresenta questa l'opportunità di mettere nello stesso posto i studenti con i professionisti qui da Dulca e anche celebrare il 50 anniversario da questa azienda, e mi sembra che è un'opportunità buona per aiutare a sviluppare il mestiere in Italia. I nostri prodotti puntano sulla qualità nel gusto, la sensazione in bocca, la maniera che si scioglie il grasso in bocca, quello è fondamentale. La produzione della nostra pana viene fatta giorni dopo che esce dalla mucca, quindi un prodotto che sia che ha una caducità lunga, che ha 6 mesi in scadenza, ancora un prodotto il gusto è fresco, quindi direi quello è principalmente. E mi sembra che in Italia è particolarmente importante il gelato perché è un prodotto che viene fatto in maniera artigianale
che questo è diverso dal fatto, da come si viene fatto fuori d'Italia. E qui troviamo una forte presenza dei gelatieri, professionisti che sono proprietari individuali, non ci sono tante catene, è una cosa che parla tanto d'Italia, la maniera come viene fatta in generale, a livello di cibo almeno. Questo concorso rappresenta comunque intanto la voglia di mettersi in gioco e poi il coinvolgimento, visto anche quello che è un po' il periodo, il coinvolgimento nell'innovazione e anche l'avvicinamento al mondo della gastronomia, nella fattispecie nel mondo del gelato. Quindi questi nuovi ragazzi, questi giovani che si avvicinano al mondo della ristorazione e appunto nel mondo della gelateria. In quest'aula, dal momento in cui io sono arrivato qui, proprio nella sede di Dulca, ho visto subito, l'ho nominata subito questa grande, diciamo, campana dove racchiude una serie di comunque iniziative, tra cui la parte formativa e la parte comunque di sviluppo, se vogliamo, per alcuni aspetti, e poi anche il coinvolgimento sia di clienti, ma anche nella fattispecie di nostri colleghi, per la creazione di nuovi progetti. Beh, ad oggi io, da quello che posso solo trasmettere, che poi è quello che mi hanno trasmesso, è sempre la formazione legata un po' all'innovazione, strizzando l'occhio sempre a quella che è la base e la tradizione. Quindi sicuramente era un visionario e questo ha fatto sì che si potesse comunque approfondire e portare avanti un progetto così ambizioso. Una giornata soprattutto per i nostri clienti che mantecano o portano il gelato già fatto a livello di concorso. Il concorso di oggi è la zuppa inglese, quindi è anche un gelato, un gusto particolarmente importante. Non semplice, ma leggermente complicato. È chiaro che il segreto di base è proprio la base di partenza. La base di partenza è che c'ha quegli ingredienti che servono a creare quel sapore particolare, il latte, la panna, soprattutto se sono freschi, se sono di alpeggio, e già creano quel sapore particolare che in aggiunta alla pasta zuppa inglese permettono di dare quel sapore particolare classico del prodotto romagnolo, perché la zuppa inglese è un prodotto che viene amato tantissimo dai romagnoli. I giovanissimi sono la nostra colonna portante, sono quelli a cui lasceremo diciamo, i segreti, lasceremo le basi per il futuro, sono loro che poi alla fine ci devono aiutare a portare avanti le nostre iniziative. Bruno Fabri è stato un anticipatore, diciamo, di questi concorsi, infatti 30 anni, 40 anni fa era uno dei pochi che lavorava nella zona, poi sono venute anche le altre aziende, tra cui Babbi, la Fugar, Mac3, eccetera, ma Fabri è stato proprio il primo che ha portato l'idea della gelateria artigianale in molti locali, in molti che volevano fare qualcosa di diverso. Il gelato è un'emozione unica. Io dico sempre che il gelato è un'emozione unica a basso costo. Se tu alla fine vuoi comprare qualcosina, con 3 euro ti gusti 10 minuti di felicità. Quest'anno festeggiamo 50 anni, 50 anni con un piccolo stratagemma matematico. 20 anni sono quelli di mio padre che torna dall'estero dopo un'esperienza in Fabri di Bologna in Germania, costruisce la sua prima azienda che dura dal 74 al 94, un'azienda dedicata al mondo delle gelaterie, distributore specializzato. Poi nel 94 inizia la Dulca, che è la continuazione di Fabio Bruno insieme a un'altra società che espande, insomma, la sua specializzazione in prodotti pasticceria, panificazioni, surgelati, sempre mantenendo un filone che è il dolce e il salato. Non facciamo il resto del food service, facciamo il dolce e il salato. Abbiamo circa 3.000 clienti in 6 province, tutto qui. Cerchiamo di farlo con tanta passione, c'è la passione continua, ma cresce l'azienda, continua, e i progetti cambiano
di misura, sono sempre delle sfide più grosse, ma noi cresciamo e anche le problematiche crescono, insomma. Abbiamo fatto un anniversario in cui hanno partecipato 460 fra fornitori e clienti, è stato esaltante, è venuto Paolo Cevoli. E abbiamo un grande consenso, però questa fiducia va meritata. La fiducia è qualcosa che si dà ma si può anche togliere, no? E quindi tutti i giorni abbiamo questa responsabilità di fare bene il nostro lavoro e di migliorarlo nel tempo. È una bella sfida.